Parlerò ora di Screencast-O-Matic, un'applicazione web-based che serve per creare video lezioni. La durata massima delle registrazioni con il free è di 15 minuti. È possibile, come vedremo, attivare la videocamera, il desktop con le applicazioni da mostrare oppure entrambi. Adesso vi mostro che andate nella casella di ricerca di Google e cercate Screencast-O-Matic, cliccate su Screen Recorder e vi verrà mostrata quindi questa applicazione. Se non siete registrati, dovete registrarvi. E poi, se è la prima volta che lo fate, vi chiederà di installare Lancer oppure di lanciare il Lance Free Recorder. Okay? Mi dice di aprire lo screen che io ho già scaricato, Screen Recorder Lancer. Ok, e quindi vedete che si apre la finestra. Nella finestra è possibile, come vi dicevo, condividere lo schermo, la webcam oppure entrambi. Noi mettiamo entrambi. Poi avete, quindi è semplicissimo da attivare. Andate in preferenze e ci sono i settaggi dell'applicazione che lasciamo così e andiamo ok. Ora minimizzo la finestra in modo che mi rimanga solo il player e posso iniziare la registrazione. Posso prendere un'altra finestra, ad esempio questa, che voglio condividere. Ho condiviso anche il mio schermo, avvia registrazione. Ecco, questa è una registrazione di prova per mostrare come utilizzare Screencast-O-Matic. La finestra la posso, come vedete, spostare, ok, e a questo punto io posso poi dire che la registrazione è fatta con fatto e mi chiederà di salvare o fare upload, condivisione veloce, modifica video. Io salvo, upload, ok, vedete che mi salva la mia registrazione. Prima di comunque salvarla posso Ecco, verificare se questa mi è è una venuta, registrazione di... ok, e poi salva file video e la salvo sul mio computer. Dovrò dare un nome qui alla registrazione che chiamerò prova, ad esempio, meglio sempre mettere un nome e poi dirò qui nella in cartella che mi compare dove salvarlo questo file video. Vado in Esplora e lo salvo sul mio PC. Ad esempio sul desktop. Ok, clicco su pubblica il video, ci mette qualche secondo per salvarlo. Aspettiamo, tanto è abbastanza veloce. E mi chiede ora di riprodurre il video
oppure di esplorarlo nella cartella o di copiare il percorso. Io faccio, clicco su fatto, ok, vado ora sul mio desktop e cerco il file che ho appena salvato, che si chiama, se lo trovo, prova. Prova. Ok. Ecco, questo è una registrazione di prova per Vedete che la registrazione è mostrare venuta. come utilizzare Screencast o Matic. La finestra Ok, la posso, adesso posso chiudere questa applicazione come vedete, e sfruttare. vi saluto. Ok, e a questo punto io posso poi.